Viviamo maggio con Maria, 20 maggio, due madri, un sol cuore. Ciascuno di noi ha due madri qua giù. Una ci ha dato la vita del corpo, l'altra ci dà la vita della grazia e dell'eternità. Nostra madre ha dato a ognuno di noi i primi palpiti, il primo nutrimento, i primi sorrisi e le prime gioie. La Madre Divina, nell'ordine soprannaturale, ci dà le stesse sue attenzioni che una madre dà per la vita di suo figlio, la tenerezza di tutta se stessa per formare in noi il destino eterno. Sulla nostra culla vi erano due cuori di madre che battevano all'unisono. Nella vita l'ombra di nostra madre ci segue inseparabilmente. Come dall'alto la Madre Divina accompagna i nostri passi e i nostri battiti, all'ultimo estremo traguardo troveremo, in un unico abbraccio, il cuore di queste due madri esultanti per il nostro arrivo alla casa paterna. I primi anni della vita di un fanciullo sono straordinariamente più importanti di tutti gli altri che seguiranno, come un fiume maestoso deve alle prime origini, alle sorgenti, il suo lungo cammino, e nessuno meglio della madre è il libro aperto e vivo, all'eterno domandare del bimbo che attende la sua risposta. Perciò ella è la prima maestra della formazione spirituale e intellettuale del figlio. Lo scrittore Max racconta che nella sua piccola bocca di bimbo sua madre pose furtivamente il nome di Dio e la madre di San Clemente Ofber, dopo la morte del padre, condusse il ragazzo davanti a un crocifisso e gli disse: «D'ora innanzi questo è tuo padre», e guardando la Vergine Santa aggiunse: «E questa è tua madre, due madri in un sol cuore». Fioretto, rechiamoci in chiesa e preghiamo la Santa Madre di Dio affinché abbia un occhio particolare attenzione verso la nostra Madre terrena, giaculatoria. Insegnaci ad amare Gesù, il tuo Figlio, e dona al nostro cuore il tuo amabile consiglio. Preghiera a Maria, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Madre di misericordia, guarda a noi con intenso amore, ora più che mai ne abbiamo bisogno. La terra che tu stessa hai conosciuta è piena di tristezze. Proteggi quanti, turbati dalle difficoltà o avviliti dalla sofferenza, sono presi da sfiducia e da disperazione. A coloro a cui sembra che tutto vada male, dona conforto, suscita in loro la nostalgia di Dio e la fede nel suo infinito potere di soccorso. Volgi il tuo sguardo a coloro che non sanno farsi amare e che la gente non ama più. Consola coloro a cui la morte o l'incomprensione ha strappato gli ultimi amici e si sentono terribilmente soli. Abbi pietà delle mamme che piangono i loro figli perduti o ribelli o infelici. Abbi pietà di quanti non hanno ancora un lavoro e sono nell'impossibilità di dare ai loro figli pane abbondante e serenità, che la loro umiliazione non li abbatta. Dona loro coraggio e tenacia nel riprendere giorno per giorno la propria avventura nell'attesa di giorni migliori. Guarda benigna coloro che, illudendosi di aver raggiunto qua giù lo scopo della vita, ti hanno dimenticata. Sii buona con coloro a cui Dio ha donato bellezza, beni e forti sentimenti, perché non sciupino questi doni in cose inutili e vane, ma con essi facciano felici coloro che ne sono sprovvisti. Ama finalmente coloro che non ci amano più. Maria, madre di tutti noi, donaci speranza, pace, amore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera trovata nella chiesa di San Giovanni Rotondo.